mm-hmm Sono Fergus Simpson, l'ambasciatore di una ditta di whisky scozzese, Duncan Taylor. La ditta è fondata nel 1938, che è un po' dei peggiori tempi perché l'anno successivo c'era la guerra, scoppiata la guerra mondiale. E la ditta si è tirata avanti un pochino, però negli anni 50 è arrivato un, person un personaggio storico della storia di Duncan Taylor l'imprenditore americano Abe Rosenberg. Lui è cominciato nel giro di whisky eh, come giovane, però sfortunatamente per lui il whisky era illegale in America perché c'era la proibizione e nel suo viaggio è cominciato come bootlegger, contrabandieri di whisky. E dopo la seconda guerra mondiale e lui è entrato e ha fatto Paddington Corporation con suo, sui suoi colleghi Charles Goodman e ha cominciato a fare l'importazione dei GB Rare negli Stati Uniti. Il circolo si è ingrandito da 2.000 casse all'anno fino ai fine degli anni 50 fino a 3 milioni e mezzo di casse di, di 12 bottigli ogni anno. Giro è tremendo, soldoni. Però aveva lui soltanto un vizio. Era un amante del whisky di puro malto che a quell'epoca era quasi introvabile negli Stati Uniti. Perciò lui ha comprato la ditta Duncan Taylor. E ha comprato e fatto funzionare come il suo cantinetta speciale per lui. Perché l'hai comprato delle botte, mandato alle distillerie, farle pieno con spirito nuovi, messo in magazzino per l'invecchiamento. Quando sono stati invecchiamento al suo gusto, e cosa faceva lui? Tirava 20-25 litri per il suo cantinetto speciale, personale, il resto viene rimesso in rivendita al commercio così beveva sempre il migliore. Lui è morto nel 1994 e dopo la moglie ha messo in vendita la ditta. Però 3-4 anni fa nessuno l'ha comprato perché la ditta era troppo grande per altre aziende piccole e per le grandi de, de, del mondo whisky, diageo per no Ricard, Duncan Taylor, era troppo piccolo. Finalmente nel 2000 l'avvocato della famiglia ha trovato Yuan Shand. Yuan Shand è nato nell'industria dei whisky perché il suo, eh, il suo eh, padre era manager di una distilleria Glendronic vicino a Huntley. E Yuan ha chiesto l'inventario dall'avvocato, l'ha guardato lui e ho pensato e, e, la lotteria, vince la lotteria se succede soltanto una volta nella vita, dovrebbe comprarlo. l'hai comprato lui e uh, la ditta è arrivata, è tornata nel suo paese, Huntley, uh, uh, in Aberdeenshire, e siamo cominciati a imbottigliare i prodotti. Mhm